Seminario Vescovile di Mazara del Vallo, oggi un incontro sul rinnovamento delle politiche sociali. Con noi padre Bartolomeo Sorge, di cosa si tratta l'incontro di oggi? Ma l'idea è questa, bisogna che ci svegliamo un po', cioè ritrovare il senso del servizio dal bene comune. Cioè la politica è l'arte più grande, perché senza della politica non si costruisce la città. Allora siamo di fronte a una crisi terribile, che non solo è la crisi mondiale, economica, ma soprattutto abbiamo perduto gli ideali. Dopo la crisi delle grandi ideologie di massa, il socialismo reale, il liberismo, le democrazie cristiane, è finita un'epoca e bisogna trovare il modo nuovo di costruire una convivenza civile. Diamoci da fare, perché se aspettiamo che questa venga da Roma moriremo tutti tranquilli. Noi a spingerci, ad aiutarci a far questo, abbiamo adesso la grazia di Papa Francesco, gesuita come lei. Ecco, cosa ci può dire di questa figura e quanto era importante in un momento sociale difficile come quello attuale? Ecco, lui parla con l'esempio ed è quello di cui c'è bisogno. Noi siamo abituati a fare i lunghi discorsi, i grandi dibattiti, quello lì lasciano il tempo che trovano. Bisogna dimostrare con la vita, con la solidarietà, con l'amore verso i poveri, i deboli, come si costruisce un mondo nuovo. E lui scende in mezzo alla gente, lui dice: io tocco la carne di Cristo quando abbraccia gli ammalati. C'è bisogno di questo spirito nuovo, e dato il posto eccelso che lui occupa come successore di Pietro, il suo esempio ha una ricaduta su tutta la mentalità e la cultura di oggi. Quindi ringraziamo il Signore, imitiamolo e diamogli una mano. La situazione di oggi spinge a pensare ad un cambio di rotta immediato. Quanto la preghiera potrebbe aiutare la gente di oggi al cambiamento e come convincere la gente di oggi a farlo? Ma vedi, la preghiera è come il carburante, quindi ci vuole la macchina che cammini. Senza carburante, anche se c'è una Spider velocissima, non serve a nulla. Allora l'importante è fare la sintesi tra spiritualità e professionalità. Abbiamo bisogno di laici, uomini e donne, che siano veramente persone di fede e al tempo stesso siano competenti in politica, nelle loro professioni, e questi non si trovano sul mercato, bisogna formarli. Quindi la parola chiave è formare le nuove generazioni di veri cittadini e di veri cristiani. Questa è la strada. Questo è il terzo incontro, perché noi l'intento è di responsabilizzarci tutti sui temi appunto sociali della politica. Per noi la politica è qualcosa di altissimo, perché si tratta del bene di tutti, del bene delle persone e della società. Ed è per questo che facciamo questi incontri, perché vogliamo proprio spingere, sensibilizzare le persone di buona volontà a impegnarsi nell'ambito sociopolitico, perché noi lo riteniamo una delle dimensioni più importanti della vita delle persone. Cosa vorrebbe dire a tutta la comunità che oggi spesso troppo poco si rivolge a una figura importante come Cristo per cercare di poter migliorare le condizioni di vita? Beh, il Signore Gesù Cristo è venuto per la nostra vita, per il nostro bene, e proprio io lo posso preannunciare questo, che noi tra pochi giorni, in occasione delle prossime elezioni sia europee che comunali anche a Mazara del Vallo, abbiamo preparato un documento che è proprio per spronare le persone a partecipare, a interessarsi del bene delle città, del bene di tutti, perché lo riteniamo un valore anche evangelico, cioè interessarsi degli uomini e delle donne e interessarsi in fin dei conti della volontà di Dio. Se ci può anticipare in anteprima qualche contenuto di questo documento? Beh, il documento si rifà a una frase di Papa Francesco che chiede a Dio di avere politici appunto che si interessino veramente del bene della società e dei più poveri. Non abbiamo bisogno, cioè, di persone che fa politica solo per interesse personale o per lobby o peggio ancora per avere un posto di lavoro o per guadagnare dei soldi. La politica, se viene ridotta solo a utilitarismo e interesse personale, è la negazione proprio dell'impegno sociale e politico.